Buonasera, sono Fabio Iovine del circolo del Creative Confluence e abbiamo organizzato questo incontro che si chiama Liberi Uguali, Individuali e Diritti. Parleremo fondamentalmente dei diritti e ne parliamo con l'onorevole Ivan Scalfarotto del Partito Democratico, con Sassuelo del Matteo Solidea Istituzione, Paolo Izzo in rappresentanza dei radicali italiani, radicali Roma, e Daniele Viotti del Partito Democratico di Torino e rappresentante, la voce di Cuore Torino, un'associazione. Si sente o pensate sia il caso di alzare un po' il volume? Chiedo scusa, ma io sto coso, non ho molta dimestichezza con i microfoni. Andiamo avanti. Allora, parlare di diritti sembra che ultimamente sia diventato l'argomento più attuale per chiunque, in qualsiasi ambito, in qualsiasi circostanza. È un argomento che sicuramente impatta sulla vita delle persone e quindi è necessario affrontarlo. Quello che io spesso mi chiedo però è cosa significa parlare di diritti, ovvero io sono rimasto particolarmente affascinato da un concetto che mi è venuto fuori leggendo il libro di Stefano Rodotà, ossia che i diritti sono qualcosa che non si inventano da un giorno all'altro, ma sono qualcosa preesistente che poi vengono affrontati nel momento in cui la società è culturalmente adeguata ad affrontare l'argomento. Quindi, visto le persone qui presenti, ovviamente andremo a parlare di diritti specifici, non parleremo dei diritti in assoluto, anche perché sarebbe una cosa troppo vasta e troppo grossa. Però comunque io ci terrei che magari non scendessimo troppo nel particolare, vi chiedo di evitare di scendere nel particolare, però non vorrei che la discussione si focalizzasse solo su argomenti specifici, ma che parlassimo di diritti come di qualcosa di più basso, proprio come un aspetto della nostra vita. Quindi, partiamo con l'onorevole Scalfarotto, con il posso darti, ci diamo del tuo, anche perché così provate a levarmi da questo imbarazzo. Una domanda, in realtà la domanda è abbastanza semplice, ma è anche forse fuorviante, ossia parliamo di LGBT, quindi parliamo di diritti LGBT. Possiamo parlare di famiglia, possiamo parlare di riconoscimento, possiamo parlare di violenza, però i diritti per le persone LGBT in assoluto che cosa sono? Ma innanzitutto grazie anche dell'invito e di questa occasione per parlare appunto di questo argomento del quale parliamo tanto. E ne parliamo tanto anche perché effettivamente è un tema molto complicato per l'Italia, nel senso che le cose procedono lentamente. Io sono molto contento di essere oggi anche con un rappresentante del Partito Radicale, perché loro sono stati, secondo me, hanno dato un grande contributo alla cultura dei diritti nel nostro paese, che ha fatto sempre molta fatica, forse anche perché i diritti del singolo, della singola persona, non sono molto vicini alle nostre grandi tradizioni politiche. Basti pensare che se consideriamo chi ha portato il divorzio in Italia, la legge sul divorzio si chiamava Baslini-Fortuna, e né Baslini né Fortuna erano della DC o del PC, erano un socialista e un liberale che si fecero promotori di quella legge. Noi siamo figli di culture politiche che sono molto legate al collettivo, no? A un'idea di diritti che appartengono a una categoria.
sia nel bene che nel male. Siamo un paese abbastanza corporativo, no? Un paese nel quale il cittadino fa fatica fin tanto che non diventa parte di una categoria professionale, no? Per cui tu sei, hai una professione, soffri come, non so, paziente all'ospedale, soffri come utente della giustizia, soffri come studente universitario, però poi fai il controllore di volo e in realtà quando fai il tuo sciopero riesci a bloccare il sistema in un modo molto efficace. Per cui è quasi come se nella nostra appartenenza a una categoria riprendiamo i nostri diritti in modo più ampio. Per cui l'idea dei diritti individuali, dei diritti del singolo, in Italia fa più fatica. E questi sono diritti tipicamente individuali, che effettivamente poi magari accomunano persone che hanno quella stessa caratteristica, ma sono diritti che fanno parte del patrimonio della singola persona. Io spesso dico che noi, per esempio, come Partito Democratico, siamo molto efficaci sui diritti dei lavoratori, quindi abbiamo una grande capacità, almeno su certi tipi di lavoro, che per esempio sul lavoro atipico siamo meno a nostro agio, però se Marchionne sposta la pausa del metalmeccanico a fine turno, che è una cosa pesante per una persona che ha un lavoro molto ripetitivo, noi capiamo il problema, lo affrontiamo subito e ci mobilitiamo. Quando poi invece parliamo di fecondazione medicalmente assistita, lì siamo molto meno appassionati e ci dimentichiamo che magari quello è il problema dello stesso lavoratore di Mirafiori o dello stesso lavoratore di Pomigliano, che fa il lavoratore dalle 9 alle 17, dalle 9 alle 18, poi si toglie la tuta blu, torna a casa e magari non riesce ad avere un bambino, magari quel lavoratore è una lavoratrice e vorrebbe avere accesso alla fecondazione medicalmente assistita e non riesce. Quindi abbiamo, diciamo, in genere questo è una cosa difficile. Io sto lavorando molto sul tema delle carceri, sul tema della... Ho fatto una cosa sabato scorso, era a Genova la festa nazionale con Ilaria Cucchi, quindi tutti i temi dei diritti della persona, comunque dei rapporti tra il singolo cittadino e lo Stato, sono una cosa che a noi fa abbastanza fatica. E quindi già è un tema sul quale abbiamo, secondo me, una familiarità molto relativa. Sul tema delle persone LGBT il tema diventa ancora più complicato e secondo me è complicatissimo anche perché mentre noi siamo sostanzialmente fermi, nel resto del mondo le cose vanno avanti molto, molto velocemente e sono andate velocemente nel senso che ormai da i Pax in Francia risalgono al 99, le cose si sono mosse molto rapidamente, magari anche per step successivi, però c'è stato qualcosa che si è mosso. E da noi questo manca. Manca, ripeto, perché siamo figli di due grandi chiese, in un certo senso, politicamente, quindi probabilmente non molto abituati a lavorare su questi temi, e forse anche perché la politica per molto tempo, e forse è un problema che c'è ancora, tende soprattutto a, come dire, registrare gli avvenuti cambiamenti nel paese. Cioè, il più delle volte noi tendiamo a seguire piuttosto che a guidare. Io credo che soprattutto sui temi civili, penso a tutte le lotte per esempio dei neri americani, tutto quello che è successo per strappi, cioè è successo che la politica o alcuni leader politici particolarmente visionari abbiano deciso che quella era la visione del paese e che se il paese, la visione del paese da costruire, e che se il paese era pronto o non era pronto, non era tanto un problema. Perché la politica serve a preparare il paese nelle ipotesi in cui il paese non sia pronto. Allora, quando si è deciso che gli studenti neri americani dovevano entrare nell'università dell'Alabama e studiare insieme ai bianchi, la gente non era contenta nell'Alabama, cioè non era una decisione popolare. Pure la politica cosa fa? Come dire, sfida l'impopolarità e decide che l'esercito porterà quei due o tre studenti, non so quanti di voi abbiano visto quei filmati degli anni 50 e 60 nei quali veniva imposta in un certo senso l'uguaglianza, ma se vogliamo è molto simile a quello che è successo nelle elezioni francesi dell'anno scorso, quando Hollande ha detto io metto nella mia piattaforma il matrimonio e poi lo ha eseguito. Oppure David Cameron, che badate bene è un uomo di destra, per cui una cosa che voglio sottolineare è che
queste non sono questioni di sinistra, sono questioni di civiltà, e la civiltà non è né di destra né di sinistra, si può essere conservatori, si può essere progressisti, ma se si è persone civili, per esempio, non si è razzisti, e non si è omofobi, non si discrimina. E allora, diciamo, quello sicuramente c'è mancato. Cameron che dice: io sono per il matrimonio gay o per il matrimonio ugualitario, come è più giusto chiamarlo, non per nonostante io sia conservatore, ma proprio perché sono conservatore, credo nell'istituzione del matrimonio e voglio fare questa cosa. Da noi questo non è successo. A me capita spesso, io ho scritto un libro l'anno scorso che era un libro di interviste a una serie di leader del PD, giovani e più maturi, e nella mia conversazione con Bersani si parlava proprio di questo. Lui diceva: guarda Ivan, noi dobbiamo registrare quando un paese è pronto. Allora, secondo me, diceva Bersani, oggi il paese è pronto, oggi il paese è pronto per fare delle cose. Che cosa? Per fare le unioni alla tedesca. Benissimo. E allora io dico: ma non possiamo spingere un po', non possiamo decidere che se il paese è pronto per l'unione tedesca, forse è pronto anche per il matrimonio? E se non è pronto, non ci possiamo fare carico di spiegarlo? Allora è quasi come c'è una preoccupazione, come se la locomotiva, e quindi la leadership della politica, temesse di fare degli strappi per timore che l'ultimo vagone non segua lo strappo. In realtà questa, secondo me, è un po' di sfiducia alla fine anche per il paese, perché almeno nella mia esperienza personale, ed è una cosa che ripetiamo spesso, no? Il paese più avanti della politica, il paese più pronto di quello che pensiamo. E allora forse dovremmo in alcuni casi provare a fare questo strappo e vedere che cosa succede, e probabilmente non succede niente, visto che paesi che sono intorno a noi e che hanno una cultura non solo politica, ma anche cioè la Spagna, il Portogallo, hanno legislazioni avanzatissime su questi temi, eppure stanno lì. Cioè il Portogallo non è un paese più moderno o più avanzato, più civile dell'Italia, è un paese fondamentalmente con una cultura molto simile alla nostra, sudeuropea, cattolica, e di fatto ce la fa. Però c'è uno sforzo di provare a fare le cose che secondo me in Italia manca, e il problema è fondamentalmente quello. E allora che cosa bisogna fare? Io penso che quello che bisogna fare è, diciamo, puntare sull'uguaglianza, sempre dire: io quello che voglio per me è l'uguaglianza con gli altri. E lavorare per educare anche intorno a se stessi, in buona sostanza, cioè tenere questo punto anche compatibilmente con le difficoltà e nella consapevolezza che le cose magari non succedono domani mattina, però tenere il punto, parlarne. Io, quando si discuteva con Bersani di questa storia dell'unione tedesca, gli ho detto: guarda Pierluigi, io sono una persona, per quanto molto libera e indipendente anche all'interno del partito, capisco la linea del partito, e quindi se questa è la linea del partito e quella sarà la proposta del partito, io la voterò. Ma io, per una questione di lealtà, poiché penso che questo non sia sufficiente, perché esistono esperimenti più avanzati che si possono fare, penso che sia una questione di lealtà dirti che questo non basta, e che forse se i nostri amici francesi che hanno appena eletto Hollande, che noi abbiamo appoggiato, cioè siamo andati a Parigi a dire: noi siamo con te, se lo può fare lui, forse lo possiamo fare anche noi. È un lavoro faticoso. Dico l'ultima cosa, che però è fondamentale, faticoso anche perché noi abbiamo fatto una scelta di costruire un partito che è stata la risultante di una fusione di culture molto diverse, e quindi noi non siamo un partito, anche quando sapete che non siamo ancora parte dell'Internazionale Socialista. La stessa cosa è stata quando abbiamo avuto l'elezione al Parlamento Europeo, si chiamava il gruppo del Partito Socialista Europeo, poiché arrivavano i democratici italiani, che non erano pochissimi, ora si chiama il gruppo dei socialisti e dei democratici europei. Quindi noi abbiamo un'ulteriore fatica, che è la fatica di parlarci tra diversi, ed è una fatica che ci ha molto provati in questi anni, perché ogni qualvolta abbiamo provato a trovare dei momenti di sintesi all'interno del PD, proprio sui temi dei valori si è fatta più fatica. In realtà io devo dire che è successo qualcosa nell'ultimo anno e mezzo, e cioè che noi un anno e mezzo, 2 anni fa,
Bersani creò questa commissione cosiddetta diritti civili, ed è una commissione circa di 40 persone con la quale abbiamo discusso di fine vita, di questioni LGBT, di inseminazione, di, appunto, di fecondazione medicalmente assistita e così via. Ed è stato secondo me un interessante laboratorio, perché abbiamo litigato come i pazzi, però io credo che quella situazione sia servita a creare un vocabolario comune. Cioè oggi, nonostante poi alla fine ciascuno mantenga le proprie posizioni, abbiamo imparato quantomeno a rispettare diciamo, la buona fede e il punto di vista dell'altro, che è uno sforzo francamente molto complicato da fare, che però secondo me ha costruito qualcosa. Tant'è, poi sono sicuro che parleremo un po' della legge contro l'omofobia che stiamo, spero, per votare la prossima settimana, mentre di solito sui temi etici noi ci siamo trovati sempre con un PD spaccato e un PDL compatto, in questo caso sulla legge contro l'omofobia che stiamo discutendo il PD è compatto e il PDL è spaccato, e questo penso che sia un passo avanti, nel senso che il lavoro di elaborazione all'interno del partito ci ha consentito quantomeno di parlarci e di creare una base comune. Io spero che su questa base, soprattutto se questa legge servirà a creare un ambiente di discussione più tranquillo e più sereno, questo serva a proseguire nel dialogo, proseguire nel dibattito in un'ottica che non sia di quella di chi imbraccia una bandiera, di chi issa un vessillo di guerra per poter imporre un punto di vista, ma arrivare a quello che è l'obiettivo, che è l'uguaglianza piena di tutti i cittadini, in un'ottica di comprensione, in un'ottica, come dire, di crescita generale del paese. E cioè io penso che questo tipo di crescita deve essere fatta non come una vittoria di una parte sull'altra, ma come l'effettiva registrazione del fatto che noi come partito, come classe politica, siamo riusciti a tirarci dietro, diciamo così, anche le frange più riluttanti del paese su temi che oggettivamente sono sostanzialmente giusti. Grazie. Sono d'accordo, però ho una piccola critica da fare, nel senso che tu dici per affrontare certi discorsi poi ci vuole anche un lavoro a livello culturale. Adesso prendiamo ad esempio il caso specifico della legge sull'omofobia, possiamo parlarne anche nel caso della legge sul femminicidio. Finora noi non abbiamo avuto una legge contro l'omofobia e transfobia, non abbiamo la transfobia. E solo di recente abbiamo avuto la legge sul femminicidio, però nel contempo noi non abbiamo avuto neanche nessun lavoro a livello culturale, perché queste leggi sacrosante, perché secondo me le leggi servono, avessero un percorso magari un po' più in discesa. Mi spiego. Nelle scuole ancora a volte, quando si trova a fare gli incontri per parlare di omofobia, i presidi iniziano a nicchiare, a fare il faccio un po' così, a avere dubbi, a chiedere che ci sia il sacerdote, non si capisce bene perché. Quindi voglio dire, non abbiamo ancora fatto la legge, ma nel caso specifico perché non abbiamo fatto nessun altro tipo di attività. Guarda, io non penso che le due cose siano separate, perché le leggi non le fai soltanto per regolamentare quella cosa che la legge fa. Cioè non è. Allora, pensa, la legge sull'omofobia in realtà è una norma penale, e quindi in quanto norma penale è destinata a incidere su casi gravissimi, estremi, perché se tu parli di norma penale vai a toccare un aspetto di politica criminale, quindi certamente non parli dell'omofobia, quella strisciante, quella che c'è diciamo culturalmente, che attraversa la società. Parli dell'omofobia come un reato, e quindi parli di qualcosa che è estremo. Se parli del matrimonio, parli di qualcosa che riguarda un certo numero di coppie. Adesso per esempio il Foglio diceva il matrimonio in Francia è fallito, il matrimonio ugualitario in Francia è fallito perché pochissime coppie gay si sposano, come se i diritti si misurassero a peso, no? Come fosse mi dia 2 kg di matrimonio e 6 kg di aborto e 4 kg di divorzio.
Allora, non importa se tanta gente si è sposata oppure no, che non è che uno vuole il matrimonio per poter... A me spesso mi dicono, no, ma tu sei per il matrimonio, ma ti vuoi sposare con Federico? Io dico, guardi, veramente, quando mi vorrò sposare con Federico lo inviterò a cena e glielo dirò, come dire, di persona, non è che glielo lo dico adesso a Rai 2 o sul palco di una festa. Io voglio il matrimonio perché se mai mi venisse in mente di sposarmi, nessuno deve essere in condizione di dirmi che non lo posso fare. Allora, non è che tu fai le leggi soltanto, cioè non è che fai le leggi soltanto per regolamentare il caso che la legge regolamenta, fai le leggi perché il Parlamento, oltre che essere un organo legislativo, è un organo rappresentativo. Allora, quando 600 deputati, 630 deputati e 315 senatori votano un provvedimento di legge, oltre che a prendere una posizione su quella specifica norma, prendono anche una posizione che è legata al loro ruolo di guida morale del Paese. Allora, nel momento in cui io non riesco a approvare una legge sull'omofobia, non solo come è successo nella scorsa legislatura, attenzione, nella scorsa legislatura noi parlavamo di una legge che era molto più piccola di quella sulla quale stiamo lavorando oggi, quando tu dici io non approvo questa legge, non solo non approvi la legge e quindi non punisci quel reato, ma dai un messaggio molto più ampio, dici non è importante questa roba, perché questa cosa si può fare, che se il Parlamento non riesce a riunirsi a dire che l'odio è negativo, vuol dire che quell'odio non è così negativo, quindi io non mi spingerò a un fatto di sangue, non spingerò a picchiare il mio vicino perché è omosessuale, però se lo ritengo una persona inferiore a me non faccio niente di male, in effetti sto semplicemente mettendo in pratica ciò che fa la massima autorità morale del paese. Guardate, la stessa cosa accade sul razzismo. Come possiamo pensare noi di combattere il razzismo se il vicepresidente del Senato dice che il ministro Chieng assomiglia a un orangutan? Io non sono il vicepresidente del Senato, pensa la persona media, no? Che va l'impiegato, l'infermiere, il medico, la persona qualsiasi, dice se Calderoli può dire che il ministro è l'orangutan, figuriamoci io che cosa posso dire di quello sotto casa che mi vende gli accendini. È uguale. Allora, l'approvare una legge, io penso, significhi anche far passare un messaggio importante, cioè il giorno in cui noi riusciamo ad approvare una legge che combatte l'omofobia o il razzismo o comunque quando anche ci occupiamo di femminicidio, e per esempio io penso sia stato molto importante, la legge sul femminicidio ancora non c'è, ma è importante che il Parlamento italiano come primo atto della legislatura abbia ratificato la Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica all'unanimità. Cioè noi l'abbiamo fatto all'unanimità, e la cosa importante, io non so quanto sia passato poi nei media, quanto voi per esempio questa cosa la sappiate, ma quello è stato il primo atto del Parlamento italiano ed è stato preso all'unanimità, è stato secondo me un messaggio molto importante per il Paese. La mozione che è seguita sulla questione della violenza contro le donne è passata anche quella all'unanimità. Allora perché oggi siamo tornati in Parlamento e il primo atto che abbiamo esaminato oggi in Commissione è un decreto legge d'urgenza del Governo sulla violenza domestica? Perché evidentemente quei due passaggi precedenti fatti in modo così ampio hanno portato alla luce un'emergenza, un'urgenza, una priorità, chiamatela come volete, però questo è successo. Allora, io quello che invito, vedo che la nostra amica così, io quello che invito è dire, perché io molto spesso mi sento dire meglio nessuna legge che una cattiva legge, no? Che è il motivo appunto per il quale noi non abbiamo nessuna legge, infatti meglio nessuna legge che una cattiva legge, non ne abbiamo nessuna. Quindi se nel 99 i francesi avessero detto meglio niente che i Pax, non avrebbero avuto neanche quelli, oggi forse non avrebbero il matrimonio. Io credo che noi dobbiamo dire se il governo fa delle misure contro lo stalking e contro il femminicidio che vanno a inasprire quel fenomeno, diciamo le sanzioni contro quel fenomeno, prima di tutto da un messaggio culturale, perché il paese si dice ma come? In un momento di grande crisi economica si riunisce il governo il 14 agosto e il decreto legge che fa la cosa più urgente che ha il 14 agosto è la violenza sulle donne? Sì, è la violenza sulle donne, porca vacca, è bene che sia così, e quello è un messaggio
culturale. Allora, io non mi posso aspettare, non è che la cultura avviene così, certamente viene dal basso, ma ci sono anche dei segnali che vengono dall'alto. Quanto è stato potente per gli Stati Uniti dover scegliere tra la Clinton e Barack Obama? Capire che una donna e una persona nera, afroamericana, possono ricoprire quel ruolo. Perché è importante? Perché dice a tutte le donne, a tutti gli afroamericani, che quello è possibile, che quello deve succedere. Alcuni comportamenti, io penso che le classi dirigenti, chiunque si trovi pro tempore a coprire una posizione di responsabilità, col proprio comportamento, ed è per questo che il comportamento privato dei politici è importante, perché chi ha un ruolo di visibilità ha il dovere di rendersi conto che ciò che fa è di esempio ai propri concittadini. Allora, la cultura... Ovviamente ci sono altre istituzioni, altre strutture che la possono e la devono fare, ma c'è anche una cultura che nasce dai palazzi del potere, perché l'esempio, perché il messaggio, perché anche semplicemente le priorità. E voglio dirvi questo, con tutti i difetti e le critiche che sono fatte sulla legge sull'omofobia, noi abbiamo aperto la Commissione Giustizia il 7 di maggio, il 6 di giugno dello stesso anno abbiamo cominciato a discutere di quella roba lì e siamo arrivati. Dopo 2 mesi in aula e arriviamo a settembre a votare, questo per dire che poi ci sono errori, ci sono modifiche, ci sono cose che si devono fare, però è importante, e per noi del PD è importante, Roberto Speranza, che è il nostro capogruppo, si batte nella conferenza dei capigruppo per dare urgenza a questi provvedimenti, proprio per non soltanto per regolamentare i 100-200 casi che poi la legge sull'omofobia andrà a punire con la reclusione, ma per dire al paese guardate che l'odio omofobico, così come l'odio razziale, così come la violenza sulle donne, eccetera, sono un'emergenza di questo paese, sono una cosa sulla quale si sta lavorando. Noi alla fine poi quando parliamo di problemi come l'omofobia, come come il femminicidio, andiamo alla fine a pensare solo alle botte che prendiamo magari di sera in qualche vicolo, piuttosto che alle parolacce che ci dicono, cioè andiamo a pensare sempre e solo degli accadimenti violenti, mentre io quando per esempio parlo di omofobia mi piace pensare che l'omofobia non è necessariamente una cosa violenta. Faccio un esempio banale. Una volta mi sono trovato a parlare in un evento organizzato all'università in una delle notti bianche di Roma. Si parlava di visibilità, a un certo punto una signora, una madre di uno studente, disse: ah, ma voi non dovete aver paura di dire ai vostri genitori se siete gay piuttosto che lesbica. A che a me venne spontaneo dire: signora, ma lei ha figli? Dice, sì. Dico, lei si è mai immaginata quando era incinta che suo figlio potesse essere gay o lesbica? Allo stesso modo in cui magari immaginava che potesse essere bruno, che potesse essere alto, che potesse avere gli occhi azzurri. E lei ovviamente mi ha detto no. Pertanto io mi piace pensare che l'omofobia, e questo poi mi rilascio anche quando dicevo che non c'è stato nessun lavoro a livello culturale, non siano solo le botte che prendiamo, ma è anche proprio la mancanza di immaginazione delle persone, e non immagina neanche di poter avere un figlio omosessuale, allora da lì poi vengono tutte le difficoltà, così come il problema delle donne, secondo me, viene anche dal fatto che non si è mai affrontato il discorso dell'uguaglianza reale dell'uomo e della donna, ma siamo legati a modelli di maschio, di maschile e femminile, secondo me un po' antichi, per cui poi abbiamo bisogno della legge sulla violenza contro le donne. Ma innanzitutto è proprio la violenza contro le donne che nega i diritti fondamentali, cioè nega alla donna la vita,
femminicidio, la libertà, perché la violenza non è soltanto la violenza sessuale, quella fisica, ma anche quella psicologica e quella economica, nega l'integrità psicofisica della donna, nega la sua dignità come soggetto e quindi è una delle più gravi violazioni dei diritti umani. E allora nel nostro paese c'è una sottovalutazione nelle istituzioni ma anche nella società sulla la violenza che avviene all'interno delle mura domestiche. Nel nostro paese da gennaio ad oggi sono state uccise 100 donne da parte del marito, convivente, fidanzato, amante. Nel 2012 sono state uccise 126 donne. Il 70% di queste donne avevano chiesto aiuto, si erano rivolte alle forze dell'ordine, ai servizi sociali e non sono state tutelate, queste donne potevano essere salvate. Allora credo che una riflessione seria vada fatta e vada fatta anche sulle strategie che un governo deve avere per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza e per garantire l'uguaglianza e la libertà individuale delle donne. Parlavi prima del decreto, io voglio fare una riflessione, forse non sai che l'anno scorso, proprio a causa dell'elevato livello di femminicidi nel nostro paese, le Nazioni Unite hanno mandato un'inviata speciale per verificare quali erano le cause che determinavano i femminicidi. E io ho avuto l'opportunità di incontrare, proprio per il ruolo che ho, questa inviata speciale, è venuta in uno dei nostri centri che sta proprio qui nel territorio, al Trullo, per sentire non solo le istituzioni locali, ma le donne ospiti e l'operatrice dei centri. Io ho letto la relazione che ha fatto, che è stata consegnata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che dice, recita così, i femminicidi in Italia sono omicidi di Stato dovuti alla tolleranza delle pubbliche istituzioni incapaci di prevenire, proteggere e tutelare la vita delle donne vittime di violenza e di discriminazione. Allora io mi chiedo se il decreto che è stato approvato il 14 agosto tiene conto di quello che contiene questa relazione. Io dico di no, io dico che contiene delle buone cose, perché questo decreto prevede l'arresto immediato dell'uomo violento che viene colto in flagrante e questo è una cosa positiva. Prevede l'irrevocabilità della denuncia, cioè prevede che se la donna ha denunciato e vuole ritirare la denuncia non lo può fare. Questo è positivo, ma è un rischio, perché nel decreto non c'è scritto, perché noi sappiamo che l'uomo violento, al momento in cui la donna decide di autodeterminarsi, quindi di riscegliere la propria libertà per uscire dalla violenza, diventa più persecutorio, più violento e può arrivare anche all'omicidio. Nel decreto non c'è scritto questo aspetto che è di tutela della donna e che quindi la donna immediatamente deve essere ospitata in uno dei centri antiviolenza che ci sono nelle nostre realtà, nelle varie parti del paese. Non c'è scritto che ci deve essere l'ordine di allontanamento immediato dell'uomo violento, che lo prevedono già delle leggi esistenti. E quindi questo, la legge è quella del 2001 sulla violenza all'interno delle mura domestiche e questo è un rischio. Non si parla di incrementare i centri antiviolenza che non rispondono ai bisogni. Io ho ricevuto una telefonata, e mi preme qui dirla, dalla questura di Catania quest'estate, che la questura di Roma gli ha dato il mio telefonino, perché io gestisco tre centri come istituzione,
perché in tutta la Sicilia, in tutta la Calabria, in tutta la Campania c'era una donna con 3 figli in pericolo di vita, non c'era una struttura in grado di poterla ospitare e quindi praticamente siamo noi, io appena stavo in ferie sono rientrata per cercare di trovare una soluzione. Io penso che un governo non possa fare soltanto un decreto di ordine pubblico che tra parentesi non è sul femminicidio, contiene diversi aspetti, le violenze all'interno degli stadi, le violenze attraverso internet, quindi è una parte che dà una risposta soltanto punitiva e di ordine pubblico, quando la Convenzione di Istanbul, a cui faceva riferimento Ivan, dice l'opposto, quindi il governo ha approvato un decreto che è in contraddizione con la Convenzione di Istanbul, che sostiene che per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e i femminicidi bisogna dotarsi di un piano di azione complessivo che non ripara soltanto il danno, che non punisce soltanto il colpevole, ma che fa un intervento sulla cultura, perché la questione del femminicidio innanzitutto non è una questione d'emergenza, ma è un fenomeno strutturale e molto radicato all'interno della società e quindi bisogna intervenire sia sulle sue dimensioni culturali e anche sulle sue radici sociali e quindi sulle relazioni uomo-donna, perché appunto c'è una distorsione nelle relazioni uomo-donna in cui l'uomo ha una relazione prevaricante rispetto alla donna e quindi ne limita anche le libertà. Quindi bisogna fare un ragionamento che va in questa direzione, prevenzione, protezione e tutela delle vittime, punizione delle donne e poi mettere in condizione gli operatori, le forze dell'ordine, i pronto soccorsi dell'ospedale, le donne che vanno al commissariato e che vogliono denunciare e che il commissario non è in condizione di distinguere tra un conflitto e una violenza e dice la donna no, ritorna a casa per i tuoi figli, per tuo marito e poi magari viene uccisa perché non si è capito che era una violenza e che le forze dell'ordine non sanno neanche che esiste una legge sullo stalking, che non ne sono a conoscenza e quindi non la applicano, che prevede l'ordine di allontanamento dell'uomo, che prevede il divieto di dimora, di avvicinamento nel luogo in cui la donna lavora, nella scuola dove vanno i figli e così via. Quindi credo che per avere l'uguaglianza, per avere la libertà, credo che il nostro governo, per garantire l'uguaglianza e la libertà anche delle donne, debba dotarsi di una strategia complessiva di contrasto, non soltanto riparare il danno. Io penso che questo valga per tutte le tematiche che noi questa sera andremo ad affrontare. Grazie. E quindi viene fuori il discorso culturale, viene fuori il discorso di far parlare le persone di che cosa è maschile e femminile, di che cosa è una donna e non una moglie necessariamente, non una madre necessariamente, ma una persona principalmente, così come il discorso di far capire che cos'è un omosessuale o una lesbica. Non c'è modo di, magari se il governo non ce la fa, non c'è modo di farsi aiutare magari da associazioni che lavorano nello specifico, facendo dei piani di azione comune, ad esempio a livello associativo, per esempio Cuore ha fatto la campagna l'anno scorso sul matrimonio. La campagna a che cosa ha portato? Come si è organizzata? Avete avuto supporto? Avete avuto contatti? Allora, se Fabio mi permette, faccio un paio di ragionamenti anche sulle cose che ho sentito fino ad ora. Perché questo discorso di come si crea una cultura che aiuta i diritti a emergere, no? Anche riprendendo le parole che dicevi tu all'inizio, di Rodotà, che aiuta i diritti ad emergere e poi a concretizzarsi, è un discorso che è sicuramente affascinante.
ed è affascinante in particolare fatto in questa sede, non in particolare al Portuense, insomma, però a casa nostra, a casa mia, a casa, nel Partito Democratico. Perché io credo che noi quello, il grave errore e la grave colpa che abbiamo sia quello di aver perso in questi anni un'infinità di tempo dentro il partito a discutere e a ragionare, a far crescere dentro il partito in primo luogo, perché questo è uno dei lavori, che è uno dei compiti che dovrebbe darsi il partito, a far crescere una cultura condivisa sul tema dei diritti. Io ho una storia di militanza nei partiti della sinistra che è di 20 anni. Non ricordo un periodo così arido di discussione dentro i nostri partiti come questi ultimi 4-5 anni, in cui non abbiamo discusso di nulla. Cioè, noi siamo arrivati a prendere delle posizioni politiche su ogni tema, dall'economia all'ambiente, ai diritti, eccetera. Siamo arrivati a prendere delle posizioni non discusse, non condivise, non partecipate, che non arrivavano neanche da un congresso, perché ormai i congressi si sono risolti in dispute fra leadership e non in discussioni fra tesi contrapposte e proposte politiche contrapposte. Noi dobbiamo intanto recuperare, già che lo dico perché siamo in questa sede, insomma, dobbiamo incominciare a recuperare questo spazio, uno spazio di discussione che è naturale e che è uno spazio di discussione e anche di approfondimento e di crescita. Uno, questo. Due, dobbiamo fare questo lavoro anche quando poi usciamo dalle nostre sedi e quando siamo chiamati o ad assumere ruoli pubblici oppure a confrontarci con la realtà che ci circonda. Io vi chiedo scusa, questa sera farò un paio di riferimenti a Torino, ma io arrivo da lì e conosco questa realtà. Insomma, comunque Torino, diciamo che è una città che è un buon laboratorio, un buon esempio, credo, no? Non è esattamente Alluvioni cambiò in provincia del Sangue. Quando nel 2011 si formò la giunta Fassino, ci fu una grossa discussione in città. Fassino ovviamente aveva vinto il primo turno molto bene, è arrivato dopo un sindaco amatissimo come Sergio Chiamparino e che peraltro con un lungo percorso personale aveva fatto anche sul tema dei diritti un progresso proprio, un'avanzata propria. Sergio Chiamparino nel 2006, quando ci fu il Pride nazionale a Torino, non partecipò al Pride, non disse mai una parola, ovviamente diede il patrocinio, anche un contributo economico sostanzioso, ma non partecipò mai a un dibattito, non partecipò al Pride, non venne a tagliare niente. Nel 2011, qualche mese prima di finire il suo secondo mandato, aveva fatto le nozze simboliche tra Deborah e Antonella, andate su tutte le televisioni, qualcuno di voi le ricorderà, insomma. Quindi ha avuto un percorso proprio che ovviamente è seguito anche il percorso che ha avuto l'amministrazione. Bene, nel 2011, quando Piero Fassino presentò le linee guida della città, il programma di mandato della città, quindi non in campagna elettorale, già il programma di mandato, la bozza circolò, la fecero circolare proprio perché ci fosse una discussione. Allora, nella bozza non c'era scritto una sola volta la parola diritti, mai. Non sto parlando dei diritti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender, non c'era proprio mai la parola diritti. Io, no, nel mio piccolo scrissi un post che fece incazzare un po' di persone. La cosa che dissi, e che secondo me su cui noi dovremmo ragionare, è che ogni volta, in qualunque situazione noi ci troviamo ad essere amministratori pubblici, ad avere una carica pubblica, noi dobbiamo non soltanto pensare alle questioni legate ai diritti e alle minoranze, magari minoranze sociali, non minoranze, non soltanto a questo, ma dobbiamo pensarci sempre. Anche quando noi andiamo ad amministrare una piccola circoscrizione di una piccola città come può essere Viterbo, noi dobbiamo sapere che nella circoscrizione che andiamo ad amministrare Alessandria, ok, così almeno. Noi dobbiamo pensare che nel territorio che andiamo ad amministrare
ci stanno persone che sono omosessuali, ci stanno persone che hanno bisogno di cittadinanza, ci stanno delle donne che sono vittime di maltrattamenti e che sono vittime di abusi. Dobbiamo pensarci sempre, non dobbiamo pensare soltanto a queste questioni, ma dobbiamo metterci nell'ottica che il tema dei diritti in senso ampio è un tema fondamentale, così come è il tema della tutela ambientale, così come è il tema della difesa dei lavoratori a cui faceva riferimento prima Ivan. Cioè questi diritti hanno pari dignità degli altri e devono essere un punto che noi ci diamo e che non possiamo mai in nessun caso abbandonare. Questo ci porterebbe, adesso metto un po' i piedi nel piatto anche rispetto a uno dei temi che c'è, ci porta anche a ragionare, dovrebbe portarci secondo me a ragionare su come noi affrontiamo alcune questioni che sono importanti, che attendono risposte in alcuni casi a decenni, come la legge sulla violenza omo-transfobica, e capire a quello che quali possono essere gli effetti delle decisioni che noi affrontiamo, perché io sono convinto di questo fatto qua e in parte con il punto di partenza di Ivan io lo condivido in pieno, cioè che l'unico potere che ha lo Stato per fare cultura è quello di fare delle leggi, cioè non è che ha altro, poi ci sono, per carità, poi ci sono gli strumenti eccetera, però lo strumento principe che ha in mano lo Stato è quello di fare delle leggi, perché sono quelli che sono le leggi, sono quelle che regolano la vita fra i cittadini. Ora c'è questo punto che è dirimente e a cui da tanto tempo accenniamo e sul quale discutiamo, che è quello della cosiddetta clausola di salvaguardia, no? Cioè l'inserimento di una norma all'interno della legge, di tutta la legge Mancino, e che ovviamente riguarda tutti gli ambiti di discriminazione, in cui si sancisce il principio della libertà di espressione, no? Della libertà di opinione, principio che uno è sancito dalla Costituzione. Credo che noi non abbiamo bisogno di una legge per ribadire un concetto che è già sancito dalla nostra Costituzione. Due, è un principio che sarebbe un principio che viene introdotto, guarda caso, nel momento in cui si discute delle questioni legate all'omofobia, alla transfobia, insomma in buona sostanza si discute di gay, di lesbiche e di transessuali. In terzo luogo è un principio ed è una clausola che non ha, la cui mancanza fino ad oggi non ha impedito ai leghisti di esprimersi come meglio pensavano, nello schifo almeno nostro rispetto alla Chiange per esempio, non gliel'ha impedito. Sì, sono perseguito. Quella signora sarà perseguita. Questa norma qua le darà una salvaguardia? No, certo che no. Quali sono le opinioni che, per esempio, in termini di odio razziale devono essere tutelate? È su questo che io mi interrogo. Perché se lo Stato deve fare cultura, anche attraverso le leggi, lo Stato deve dire in modo netto e chiaro, anche rispetto alle opinioni, da che parte sta. Deve dire in modo netto e chiaro da che parte sta. Io non penso, guardate, volete che ve lo dica, sarò un estremista, io non penso che abbia diritto di cittadinanza in Italia nel 2013 l'affermazione i gay sono ammalati e i gay devono essere curati. Non è una frase che ha diritto di cittadinanza e non è un'opinione sulla quale ci si può. L'opinione, se l'opinione è quella di chi vuole esprimere la propria opinione contro il matrimonio ugualitario, questa opinione qua è già tutelata, la libertà di espressione su questo è già tutelata, non verrà meno la possibilità di questa persona di esprimersi contro il matrimonio ugualitario, così come non c'è, le persone che vogliono esprimersi contro lo ius solis possono farlo tranquillamente.
Allora, secondo me questa qua è una norma che va, è una clausola che va a, a incrociare probabilmente, anzi sicuramente va a incrociare alcune opinioni, va a cercare di trovare una mediazione ampia, però è una mediazione che a me non piace, è una mediazione che non soltanto una mediazione che è al ribasso, ovviamente, cioè, do per scontato, no? Questo qua con Ivan lo sappiamo, diamo per scontato il fatto dell'inserimento dell'aggravante sui reati, questo, però è una mediazione sulla quale il mio partito non dovrebbe cedere. Se il mio partito pensa che attraverso delle leggi di questo tipo si fa anche cultura nel paese, perché il mio partito dovrebbe fare delle leggi nelle quali lo Stato prende delle posizioni rispetto a queste cose qua. Io questo vorrei dire, così almeno ho chiuso in maniera politica. Però tornando all'inizio, io credo che la cosa migliore sia quella di partire, ragionare anche talvolta con i piedi saldi. Io so che con molta calma. È vero che questo paese sono 20 anni almeno che attende una legge sull'omofobia. E io sono contento che questo Parlamento, tra le prime discussioni che ha affrontato, abbia affrontato il tema dell'omofobia. Però non è obbligatorio arrivarci di corsa. Io sono contento che si sia arrivati subito, ma non è obbligatorio arrivare di corsa alla conclusione e all'assunzione di un provvedimento. Perché un provvedimento, sono contento che sia stato aperto il dibattito, che sia stato inserito il 15 marzo da Ivan, per esempio, tra le prime leggi depositate alla Camera, però poi ci si può arrivare con calma, anche, come dicevi tu, con un confronto con le organizzazioni e con le associazioni che ci stanno intorno, anche con il mondo che ci sta attorno, per capire realmente quali sono le necessità, non soltanto quali sono i desiderata, ma quali sono le necessità di cui ha bisogno una società. Allo stesso modo, faccio un accenno velocissimo perché altrimenti ho portato via un sacco di tempo, la stessa cosa vale quando affronteremo la discussione per esempio sul matrimonio ugualitario. Non sarà un provvedimento che noi dovremmo affrontare e prendere e concludere nel giro di poche settimane, sarà una discussione molto lunga. Io sostengo da tempo che dalle primarie scorse, tanto per capirsi, quando si fronteggiava, no, il modello inglese, il modello tedesco, ed eravamo vittime di questo gioco di rimpallo fra una nazione e l'altra. Io sono per il matrimonio ugualitario, come lo è Ivan, come Fabio, eccetera. E io voglio quella roba là, non voglio una cosa intermedia, non voglio una cosa che si chiama in un modo diverso, che però abbia gli stessi effetti, ma che devo chiamarla in modo diverso perché altrimenti urto delle sensibilità, eccetera. Io voglio il matrimonio ugualitario, io voglio essere uguale agli altri cittadini davanti alla legge. Se per arrivare a quel risultato lì ci metto del tempo e ci metterò tanta fatica e prenderò tutto il tempo che è necessario, perché si arrivi a quella cosa, a partire, così almeno chiudo, a partire da una discussione dentro il nostro partito. Allora, uno sui tempi e sulle corse. Allora, non è che un Parlamento che teoricamente dura 5 anni oggi è di corsa e decide una cosa e tra 4 mesi ne decide un'altra e tra 2 anni e mezzo un'altra e tra 4 anni e mezzo un'altra. Le persone che sono in quel Parlamento ci stanno per 5 anni e non è che tu aspetti 4 anni e 6 mesi e quelli nel frattempo maturano. La Roccella vota no oggi e vota no tra 5 anni. Allora tu mi dici, io voglio il matrimonio ugualitario o niente, questo traduco io, perché voglio quella roba lì. Io ho 48 anni, ok? E ogni 5 anni vado da 48 a 53, da 53 a 58, da 58 a 63, da 63 a 68. Per seguire quello che dici tu, perché anch'io sono a favore del matrimonio ugualitario, ma è facile dire sono a favore del matrimonio niente, perché se adesso suonasse il mio telefonino e mi dicessero che il mio compagno è in una sala di rianimazione e che nell'attesa del matrimonio ugualitario io non posso entrare nella sala di rianimazione, o se qualcuno chiamasse la mia famiglia dicendo che in questo momento mi è venuto un coccolone e quindi il mio compagno non può entrare in casa, e i miei genitori e il mio compagno
dicesse: ma io ho le calze e le mutande, domani come vado a lavorare? E dicessero: no, scusi, non abbiamo fatto il matrimonio ugualitario, nell'attesa lei in casa non ci entra. Allora io penso questo, che noi dobbiamo avere certo una stella polare, che la stella polare è l'uguaglianza, punto e basta. Poi non ci dobbiamo dimenticare che le nostre questioni di principio costano di sangue e carne dei nostri concittadini. Allora, quando tu mi fai un ragionamento molto elegante su questa norma che tu dici è pleonastica, e quindi, poiché la norma pleonastica tocca i nostri principi, ci infastidisce, ma che bisogno c'è di metterla oggi? Che bisogno c'è? C'è già la Costituzione. Quindi meglio che la legge non passi per tutta questa legislatura. Il primo che esce di qua e prende una fraccata di botte, poi noi gli dobbiamo dire: guarda, purtroppo la legge non c'era, perché in questa legislatura o la facevamo con una norma di garanzia che non dice niente di più che quello che dice la Costituzione, sono d'accordo con te, ma ci fa portare a casa la legge Mancino nella sua integralità e quindi copre tutte le situazioni di cui abbiamo bisogno, e quella norma lì è il cavallo di Troia che ci consente di avere un'ampia maggioranza su quella legge. Allora, che cos'è un'opinione? Visto che qualcuno me lo chiede insistentemente, come se non si sapesse cosa sono le opinioni. Allora, dire che una persona è malata o una persona puzza o una persona è inferiore non è un'opinione. L'opinione sta nel fatto di dire: io sono contrario allo ius soli. Ora, per me questa è un'affermazione razzista, perché chi dice che gli italiani devono essere italiani solo di sangue, per me è razzista. Però quando tu dici il paese deve prendere una posizione, quella posizione non va presa con una norma penale, perché qui stiamo parlando di una norma penale. Quindi io dico: per me è razzista dire che chi è contrario allo ius soli in galera. No! Va combattuto politicamente chi pensa che lo ius soli sia sbagliato, va combattuto politicamente chi dice che il matrimonio gay è sbagliato, non va combattuto con una norma penale, porca vacca. E allora noi quello che dobbiamo fare è una norma penale che tuteli tutti, perché quando io dico, e mi dicono: ma scusa, la norma poi viene interpretata da un giudice, e se un giudice decide che se io dico sono contrario allo ius soli tocca alla legge Mancino, allora io non ho problemi a vivere in un paese che combatte l'omofobia come il razzismo, con la stessa legge, uguale identica, però salvaguardia chi la pensa diversamente da me, perché come diceva Voltaire, io sono contrario a quello che tu dici, ma mi farò ammazzare perché tu continui a dirla. E allora io faccio il legislatore, io devo fare una buona norma per il paese, e un paese democratico è anche quello fatto di gente che mi dice che io non mi devo sposare. Io penso che siano degli omofobi e penso che siano anche dei burini, però non penso che siano della gente che va messa in prigione. E quindi se li combatterò politicamente, ma quello che mi interessa è che quello che noi facciamo per l'antisemitismo sia fatto anche per l'omofobia. E se l'antisemitismo che cosa è? Lo sappiamo. Cos'è l'opinione? Un'altra cosa. Attenzione al fatto che questa è una norma penale, qui noi stiamo facendo una norma criminale, e quindi dobbiamo avere, se c'è una cautela, sarebbe ben strano che noi facciamo una serie di provvedimenti per alleggerire le carceri e per tirare fuori la gente dal carcere e poi improvvisamente facciamo una norma forcaiola su una norma di opinione. Attenzione che la legge Mancino, se voi guardate il Matthew Shepard Act, che è la legge antiomofobia americana, il Matthew Shepard Act si applica soltanto a hate crimes, non agli hate speech, cioè soltanto agli atti di violenza. La legge Mancino è avanzatissima perché oltre alla violenza tocca anche le opinioni, perché l'istigazione a discriminare della legge Mancino è una norma di opinione. Allora, se noi diciamo: attenzione, la norma di opinione c'è, quindi se tu istighi alla discriminazione vai in galera, però se tu ti limiti a esprimere un'opinione, e in Parlamento questo è, non andrai in galera, mi fai schifo lo stesso, tra parentesi, ma non andrai in galera. Se questo ci consente di avere una norma approvata da amplissima maggioranza, anche dai cattolici, del PD e fuori dal PD, io non ho problemi, non ho il problema dell'intelligenza col nemico, io ho la necessità di avere una norma che, come la legge sul femminicidio, passi se possibile all'unanimità, perché io vorrei che il nostro Parlamento non approvasse una legge di sinistra, questa è una legge di civiltà, noi dobbiamo avere una legge approvata dal 100% se possibile al Parlamento, l'85%, che dica al Paese
che non essere omofobi e non odiare le persone omosessuali, non picchiarle e non discriminarle, non è di destra o di sinistra, non è la vittoria di una parte sull'altra, ma è tutto il paese che è maturato ed è cresciuto. Cambiamo un po' argomento. Parliamo di referendum. Parliamo del diritto di proporre il referendum, quindi delle persone di votare il referendum, e poi parliamo anche dei referendum adesso per cui si stanno raccogliendo adesso le firme. Piuttosto io tenterei di dire da radicale quello che non è stato detto. Si è parlato di violenza. Allora i radicali che cosa fanno? Vanno a vedere dove c'è la violenza, laddove magari altri partiti, questo stagno di politica che abbiamo da 30 anni, non vede. Ci sentiamo presuntuosamente quelli che vedono delle cose al di là. Allora anche stasera si parla di violenza, si parla di reati da introdurre, si parla di battaglie da condurre, però per esempio il reato di tortura inesistente in questo paese non ci riesce ancora di focalizzarlo, perché proprio non è che non sia maturo il paese, ovviamente Ivan lo diceva un po', è proprio la politica che non è matura, perché il paese sarebbe maturo. Io per esempio, che ho raccolto firme fino a stamattina per introdurre una legalizzazione dell'eutanasia, so dai sondaggi che vengono fatti, da tutte le questioni che vengono sapute attraverso i cittadini, che la maggioranza del paese è d'accordo sulla questione dell'eutanasia. Quindi il paese in questo senso è maturo, come pure sarebbe maturo per le unioni civili, sicuramente sarebbe maturo per le unioni civili, ma la politica non lo è. La politica riesce a fare una disquisizione sul termine da dare, l'ultimo appunto è matrimonio egualitario, ma abbiamo avuto i pax, dico, abbiamo avuto 1500 deformazioni linguistiche e acronimi per definire quella che è una cosa normalissima per due esseri umani che si innamorano, quella di essere insieme, quindi di essere in un'unione e di esserlo in maniera civile, cioè senza fare danno agli altri. Quindi l'unione civile è quello che per me, da radicale, è l'ambizione maggiore. Io, per quanto mi riguarda invece personalmente, sarei addirittura per l'abolizione del matrimonio e l'istituzione solo dell'unione civile, perché tanti problemi da questo matrimonio, a partire anche dal fatto che quando vuoi scioglierlo sei costretto a aspettare più tempo, magari, perché ci sono matrimoni che durano manco un anno, sei mesi, un anno, così, e poi in questo paese si deve aspettare 3 anni per divorziare, quindi il divorzio dura il triplo del matrimonio, quindi è un incubo. Quasi nessuno sa che le cause di divorzio, noi abbiamo un referendum sul divorzio, per renderlo breve, cioè per attuare il divorzio breve in questo paese dove si devono aspettare 3 anni. Noi chiediamo di fare come la Spagna, la cattolicissima Spagna, che si aspetta 6 mesi. Bene, le cause, noi lo chiamiamo il referendum per un'amnistia civile, perché ci sarebbero tantissime cause che se ne andrebbero a concludere, e soprattutto le cause per divorzio abbassano dell'1% il PIL, il prodotto interno lordo di questo paese. Quindi sono cose che veramente occupano la nostra vita di esseri umani, così come la politica non è occupata dalle stesse cose, perché la politica è generalmente il benaltrismo. C'è la questione della riforma elettorale da fare, non si può andare a nuove elezioni senza una riforma elettorale, non la sta facendo nessuno questa riforma elettorale, cioè non ci si è messi d'accordo su niente. La cosa che io dico sempre, ma quanti deputati e senatori abbiamo? Ma è possibile che tutti i 600 deputati e 300 senatori sono impegnati sulla riforma elettorale? Non ci sono 150 commissioni che possono occuparsi di tutti i temi? Scalfarotto è uno di quelli che riesce almeno a prendersi i temi
di temi cosiddetti eticamente sensibili, che noi continuiamo a chiamare diritti civili, molto semplicemente, si è data quest'altra formula, temi eticamente sensibili. Per dire cosa? Per dire niente, perché oltre al benaltrismo c'è l'altrismo, cioè dare un altro nome a una cosa semplicissima come la violenza. Allora noi dobbiamo chiamarla in un altro modo, siamo costretti perché dobbiamo definirla la violenza contro le donne, allora dobbiamo parlare di femminicidio, la violenza contro i gay la dobbiamo chiamare omofobia, la violenza contro i neri, i gialli, i rossi, i verdi che popolano questa nazione, così come popolano l'intera Europa con molti meno problemi che qua, lo dobbiamo chiamare razzismo, ma la violenza è una sola, soltanto è anche là. Si fa fatica a dire violenza, ok, no, si riesce a dire che la violenza è culturale, ma non si riesce a dire chi sono i responsabili di questa violenza culturale, non si riesce a dire che l'uomo che violenta la propria compagna o la propria ex compagna, la fidanzata, la moglie, è soltanto la punta dell'iceberg di una violenza che sta a monte. E questa violenza, mi dispiace dirlo magari all'ombra di questa chiesa, ma viene anche da tutta una religione che è improntata sull'odio verso le donne, viene anche dal fatto che la maggior parte della filosofia occidentale nega il rapporto uomo-donna e considera la donna inferiore. Cioè, se noi appunto vogliamo parlare di violenza culturale, iniziamo a affrontare il discorso filosofico che tanto è piaciuto anche agli epigoni del sessantottismo, negli anni 70 anche è piaciuto tantissimo, rapporto uomo-donna come la donna tollerata, benché inferiore, su cui si può esercitare la propria proprietà. Quindi, mentre si chiedeva che venisse abolita addirittura la proprietà privata, comunque si instaurava questo rapporto di proprietà nei confronti dell'essere umano femminile. Io sono d'accordo con Ivan, la stella polare è l'uguaglianza, ma forse posso anche dire che c'è un'altra stella polare che si chiama diversità. Nel momento in cui la diversità diventa il nostro obiettivo, cioè la considerazione del fatto che nasciamo tutti uguali ma cresciamo tutti diversi perché per fortuna non c'è un essere umano uguale all'altro, allora possiamo contrastare anche chi ci dice che non ci interessa niente del matrimonio gay perché sono 5 persone che vogliono sposarsi con altre 5 persone, che cosa ci dobbiamo fare? Bene, io invece me ne occupo perché c'è una sola persona malata di una malattia rarissima genetica che non può accedere alla fecondazione assistita. Ah, lì l'altrismo la fa chiamare procreazione assistita, in modo tale che ci sia già questa idea che c'è un creatore anche sulla provetta. Bene, se anche una sola persona, una sola coppia di persone è malata geneticamente, io devo poter far accedere quella coppia alla fecondazione eterologa. Lo stanno dicendo tutti i tribunali, ci sono sentenze su sentenze di tribunali italiani, europei, della Corte dei diritti dell'uomo e di altre istituzioni, per fortuna super partes rispetto a noi, che dicono: bene, voi avete una legge che fa schifo e la stanno demolendo pezzo per pezzo. Perché? Perché forse saranno solo 2 persone che hanno la talassemia, hanno un'altra malattia che sarebbe trasmissibile, e saranno altre 2 soltanto che vogliono accedere all'eterologa. Ma perché non dobbiamo concederglielo? Perché il diritto loro a ricorrere alla fecondazione eterologa lederebbe i diritti di qualcun altro? Quando mai i diritti concessi a una coppia di omosessuali hanno leso i diritti di una coppia tradizionale che vuole sposarsi uomo donna, fare i figli in un certo modo tradizionalmente? Se poi non ci riesce, che fa? Il turismo procreativo? Allora sentiamo il turismo dei diritti, quindi si va fuori anche per farsi delle diagnosi preimpianto, anche per farsi, perché ancora non si sa che la diagnosi preimpianto è un'altra cosa che è stata riammessa dopo che la legge 40 l'aveva cercata di negare. Allora questa è la questione, i diritti non ledono i diritti degli altri, nessuno impone a nessun altro esprimiti in favore dell'eutanasia, cioè di te stesso che tu, una volta che arrivi a uno stato terminale della tua malattia, a una sofferenza atroce, devi morire per forza, ti stacchiamo il respiratore, nessuno lo impone. I diritti non sono doveri di qualcun altro, i diritti sono per quelle persone che li chiedono. Ora, perché io devo negare i diritti? In questo paese si fa, si negano i diritti. La questione della tortura, ed è effettivamente, e fa il paio con la questione della violenza, è anche psicologica.
la tortura di cui parliamo noi è quella che avviene nelle carceri quotidianamente. Ora è evidente che io da radicale sto fuori le carceri a raccogliere le firme per il referendum, perché lì io trovo i parenti dei detenuti che mi raccontano che delle 2 ore che loro escono dalla stanza, dalla cella, sono le 2 ore uniche, per il resto del tempo loro passano 22 ore in una cella. Ora, l'italiano medio può dire giustamente, ma loro hanno commesso un reato, è bene che vengano puniti, certamente sì, però loro vivono 2 ore fuori. Allora queste 2 ore, una la trascorrono mangiando per le 2 pause, pranzo, cena, quello che sarà, un'altra ora devono decidere se prendere aria o fare la doccia, cioè gli elementi per loro sono divisi, l'acqua oppure l'aria. È una cosa che a me ha strabiliato. Io parlo con l'altra metà di un mondo, perché l'altra metà non la vedo, c'è quella nascosta, celata, reclusa che sta lì. Io vedo l'amore che c'è fuori, c'è gente innamorata di persone che hanno commesso dei reati, sono le mogli, sono le fidanzate, sono le compagne, sono le mamme, sono le sorelle, sono i fratelli e tutto quanto. Io sento da parte loro che le persone che stanno di là, che io non vedo, ma non è che perché non le vedo non esistono, stanno subendo una tortura, perché sono in 7 al posto che in 4 in una cella. Allora noi diciamo che c'è un problema di sovraffollamento delle carceri, noi chiediamo l'amnistia, noi chiediamo che ci siano delle leggi, noi chiediamo che ci sia l'indulto, noi chiediamo una riforma della giustizia, lo chiediamo per prima cosa, per il grande rispetto che abbiamo per le istituzioni, lo chiediamo alla politica, perché c'è un governo, perché c'è un Parlamento, c'è un Senato, c'è una Camera dei Deputati. Una volta che queste richieste noi le facciamo da 30 anni, perché voi adesso sicuramente avrete avuto nozione dei referendum radicali grazie al pompaggio mediatico dopo la firma di Berlusconi sui 12 referendum radicali, ma noi questi referendum radicali non solo li stiamo proponendo da 2 mesi e nessuno lo sapeva, ma noi li stiamo proponendo da 30 anni, perché queste sono riforme sulla giustizia che noi abbiamo chiesto già all'inizio, quando ci fu il caso Tortora, responsabilità civile dei magistrati, la separazione delle carriere che chiedeva con noi Giovanni Falcone, la questione del divorzio breve, una cosa che noi abbiamo chiesto al Parlamento attraverso il Parlamento centinaia e centinaia di volte, erano quasi là per farlo il divorzio breve, ma non è stato fatto e dobbiamo fare un referendum. Non ci dimentichiamo che dei referendum radicali 2 riguardano l'immigrazione, è stato istituito un reato di clandestinità inesistente, cioè si cerca di punire una condizione piuttosto che una condotta, la clandestinità diventa un reato in aggiunta a un altro reato, quindi se l'immigrato ruba una mela va diritto in carcere perché è anche un clandestino, mentre il cittadino comune, se non ha buoni avvocati e non ha soldi, ci va lo stesso anche se ha rubato una mela, però almeno non ha l'aggravante della clandestinità. Così la stessa cosa, l'immigrato che perde il lavoro perde anche il permesso di soggiorno e finisce in un altro luogo di tortura che si chiama centro di identificazione e espulsione, i cosiddetti CIE, che sono disseminati in tutto il territorio italiano e sono veramente dei centri di tortura, perché sono luoghi dove non si sa quanto tempo durerà la detenzione, e anche questa è contrario a qualunque norma europea e mondiale sulla certezza di una pena anche inesistente, perché lì non c'è nemmeno una questione di pena. Tutti questi fattori sono tortura, ma io quando sento parlare di violenza sulle donne penso alle donne che si rivolgono a un consultorio che non c'è più e al posto del consultorio trovano un'associazione cattolica che dice tu, secondo i papi più bravi di questo ultimo periodo, di questi ultimi anni, tu sei un assassino. Allora quella è violenza. La violenza che incontra una donna quando si rivolge a un medico, che è il suo medico, che però non ha dichiarato di essere un obiettore di coscienza perché faceva gli esami di routine, perché faceva le ecografie, e lei si trova di fronte a un imminente parto, oppure cambia idea perché ha fatto una diagnosi e ha saputo che quel bambino è malato, oppure si trova di fronte all'obiettore di coscienza. Lo sappiamo quanti sono gli obiettori di coscienza in questo paese, i medici, non c'è una lista, però sappiamo le percentuali, non c'è una lista, per cui non sa una donna che si rivolge al suo ginecologo se quello è obiettore o no, non sa che cosa le succederà quando improvvisamente dovrà fare un aborto terapeutico e il suo medico di fiducia le dirà io sono obiettore, vada da un'altra parte, vada dove?
e se inizi a fare il giro in quel momento, e se una ragazza adolescente inizia a fare il giro dei farmacisti che si inventano obiettori addirittura in questo paese, ma quella non è violenza, quella non è violenza sulle donne. Allora, appunto, violenza culturale, chi la trasmette, chi la anticipa, la violenza fisica e psicologica di chi poi la mette in atto, chi la insegna? C'è qualcuno a scuola che insegni l'educazione sessuale ai bambini? La religione l'abbiamo, con insegnanti di religione che vengono assunti direttamente dallo Stato della Città del Vaticano, dalla Curia Romana. Non è che fanno il concorso come gli altri poveri cristi che insegnano e gli dicono pure: ma tu c'hai 2 mesi di ferie all'anno. Gli insegnanti sono pure trattati male perché c'hanno 2 mesi di ferie all'anno, lavorano 10 mesi all'anno, tutto il giorno e tutta la notte, perché si sognano i bambini, con tutti i problemi che hanno i bambini in questo millennio, se li sognano pure, hanno pure il problema, e si sono fatti anche il concorso, magari assegnati a chissà quali altre scuole disagiate, così prima di poter accedere finalmente alla scuola della propria città. No, gli altri arrivano senza concorso e vengono messi là, imposti. L'ora di alternativa non si può fare e l'educazione sessuale manca a parlarne. Io da radicale propongo l'istituzione dell'ora di educazione sessuale in alternativa a quella di religione. Allora, voglio dire, mi è stato chiesto di parlare del referendum, non lo so, i radicali si prendono spazio per parlare d'altro anche. Il referendum ne parlo in casa, io devo dire, perché è strano per un radicale doversi confrontare con un posto dove non è attaccato, perché il Partito Democratico, il Circolo Partito Democratico di Portuense è l'unico circolo, insieme all'Esquilino che anche ci dà una mano, ad aver detto: io sono democratico, appunto, mi chiamo Partito Democratico, e i tuoi referendum li faccio firmare a chi vuole firmarli. Non è che dico a tutti i miei iscritti: dovete firmare il referendum, ma dice: io ce li ho qua a disposizione i referendum radicali, c'è uno stand, l'hanno fatto uno stand apposta, che noi per fare uno stand dobbiamo faticare, dobbiamo sudare 7 camicie per fare uno stand come radicali, militanti, per strada e tutto quello che facciamo. Loro ci hanno fatto proprio uno stand, quindi io parlo in un posto che non è ostile al referendum radicale. Parlo con Ivan Scalfarotto qui, che è l'unico che si prende a cuore le battaglie nostre da fuori e cerca di portarle in Parlamento. L'ho incontrato all'associazione Coscioni, al consiglio dell'associazione Luca Coscioni, e parlavamo di questi temi. E Ivan ha firmato quasi tutti i referendum, magari quello sulla giustizia in questo momento è abbastanza ostico perché c'è la strumentalizzazione, perché ci sono i vari veti, i crociati, ma è possibile che anche il Partito Democratico a livello nazionale sia l'unico partito forse rimasto che non si è espresso sui referendum? Sì, ha detto che loro procedono per la via legislativa. Noi la stiamo aspettando, la via legislativa. Noi la stiamo aspettando da 30 anni una legge sulla responsabilità civile dei magistrati o sulla separazione delle carriere. Noi quella sulla Bossi-Fini, non so quanti anni ha la Bossi-Fini, ma insomma è più di una decina, il decreto Maroni, anche sono passati vari anni, siamo tutti d'accordo a sinistra che questa questione della clandestinità e dei CIE e dell'assenza di una legge di tortura è assurda per un paese civile che vuole dirsi europeo, però siamo tutti d'accordo, aspettiamo la legge. C'è qualcos'altro da fare, c'è la riforma elettorale da fare, c'è da occuparsi dell'economia, giustamente, se rimettere, ritogliere, rimettere l'IMU e poi come far finta di aver rimesso, ritolto l'IMU spalmandola su altre tasse che pagherà qualcun altro, che poi non ci accorgeremo nemmeno. Io tutto il rimborso IRPEF che avevo avuto quest'anno me lo sono visto ritogliere non so da quale tassa aggiuntiva che è stata inserita. Stiamo andando verso un altrismo che ci fa credere che è ancora possibile scioperare. Prima si parlava degli scioperi, ma adesso non c'è uno sciopero vero e proprio, adesso lo sciopero è autorizzato, preannunciato, lo sanno tutti che è una compagnia aerea, che le poste, che i mezzi pubblici, che qualunque tipo di lavoro sciopera, il lavoratore sciopera, lo sanno tutti, siamo tutti d'accordo, certo il disagio c'è, però noi domani sappiamo che non circolano i mezzi pubblici e ci adeguiamo. Prima il sciopero è una cosa fatta col sangue, cioè veramente c'era gente che perdeva il lavoro, veniva precettata, veniva portata dai bambini, veniva bastonata, non lo so, voglio dire, noi ci stiamo mettendo su una questione per cui sì, ma
i diritti, certo, i diritti sono gli esseri umani stessi sono i diritti, non è che stiamo chiedendo una cosa strana, dice vabbè c'è il nostro vicino di casa che vuole portare a spasso il cane di notte, il cane abbaia e noi gli dobbiamo consentire di farlo, no, noi stiamo parlando di diritti che potrebbero toccare ciascuno di noi nel momento in cui noi diventiamo immigrati di un altro paese, nel momento in cui noi veniamo toccati dalla giustizia in maniera ingiusta e si crea un errore giudiziario clamoroso, ti vengono a prendere a casa e ti chiudono in una cella e ti dicono no, tu sei colpevole perché il mafioso ha detto che tu sei colpevole, ma guardi un caso di omonimia, sì, tutti in carcere sono innocenti, dove adesso dobbiamo credere a te. Quel giudice che ha sbagliato potrebbe andare a fare il membro del Consiglio Superiore della Magistratura da qualche anno, ha sbagliato ma non paga, il medico che sbaglia paga in qualche modo, certo non diventa primario un cardiologo che ammazza 3, 4, 5 pazienti mentre li sta operando. Allora anche questo, sono i diritti, certo. Al tavolo mi vengono a firmare le persone, mi dicono ma questo non mi interessa, sono immigrati. Sì, non interessa a te, però all'immigrato interessa, ma se l'immigrato viene a firmare laddove fosse cittadino italiano e dicesse a me dei drogati non me ne interessa niente, tu sei un drogato, ma a te farebbe piacere. Cioè voglio dire, è vero, certe cose non ci interessano, una questione dell'omofobia, io non tratterò mai male un gay, oppure però non ho bisogno dei diritti. C'è lo spettacolo, mi dicono, vabbè, mi sono dilungato. Allora, radicalmente vi dico solo due altre cose. Una, firmate il referendum, a prescindere. Perché il referendum non sono sì o no a queste leggi che noi proponiamo. Sono la possibilità di garantire il diritto ai cittadini di poter votare un referendum, ma soprattutto il diritto a essere informati sui temi che riguardano questi nostri referendum. La seconda, grazie per avermi ascoltato. Prima di chiudere solo un'ultima precisazione. Sì, no, una precisazione rispetto alla precisazione di Ivan. Perché? Allora, no, l'unica cosa che mi è rimasta, per carità, la famiglia, la madre, tutto il resto ci sta. Io voglio solo dire, tu dicevi il compagno torinese che sei da 20 anni nella sinistra, io da 50 perché ho 71 anni, però no, io ti capisco, per cui forse veniamo, abbiamo le stesse provenienze. Ed è con enorme dispiacere, che vuol dire con dolore più che altro, che devo constatare che mi trovavo d'accordo con ognuno di voi che parlava, anche se poi in certi versi forse sarebbe stato bello pure rivedervi in tutta la rotonda, riparlare e riapprofondire, perché avete preso lo fiatone, perché correvo dietro a Maurizio che è il nostro presidente del municipio, però voglio dire, sarebbe interessante poi riapprofondire, confrontarsi eccetera, perché anche se con tagli diversi avete manifestato l'esigenza, come lo capita io, di un paese diverso, perché al momento che si parla di far crescere il popolo, far capire al popolo che è sbagliato, perché il popolo ha capito, e la classe politica, io non sono una qualunquista, io ai tempi miei col mio partito andavo a votare appena si aprivano i seggi, perché dicevamo non si sa mai, ti fai male a un piede, ok? Oh, allora a questo punto il popolo è maturo. Perché ragazzi, io ho vissuto il referendum sul divorzio e sull'aborto negli anni 70 e sapete che vuol dire, perché molti di voi ne erano nati, ma gli altri si ricordano che periodi erano, l'abbiamo vinto a larga maggioranza, con tutto che la televisione era in mano, e io capisco Paolo che i radicali non hanno nessuno spazio e tutto il resto eccetera, ma a quei tempi non c'era proprio spazio per niente. Mia madre ha scoperto il 68 quando ho visto una camionetta della polizia camminare, salire sulle gambe di un ragazzo e mi ha detto che cos'è e quale partito l'appoggia, da quel momento votò comunista. Al di là di questo, voglio dire, in quel tempo la gente
non ha sentito i preti che finivano la messa dicendo che il divorzio voleva dire che poi vostro marito scappa con la cameriera, roba del genere, perché questo hanno detto. I politici hanno detto cose terribili, sull'aborto hanno fatto cose terribili, eccetera. Però la gente ha capito, sì, ma siamo i bambini e tutto il resto. E questo è quanto. Per il resto io mi chiedo, scusate se esco un po' fuori dalla storia dei matrimoni gay eccetera, ti chiedo scusa un attimo, avete parlato 10 volte per uno, un attimo. Io mi chiedo come può un Parlamento composto da quasi 1000 componenti non avere la possibilità di prendere ogni partito 2 o 3 persone, fargli studiare volta per volta quali sono i problemi grossi dei diritti. Il diritto di una bambina stuprata dall'età di 5 anni all'età di 12 ha il diritto che l'affittuario del piano di sopra alla fine arrivata, nessuno lo sapeva che c'era ancora questa legge e nessuno sapeva che fino a qualche anno fa il padre che aveva violentato la figlia, tornando dopo la carcere, poteva tornare a casa dove c'era la figlia, la moglie e tutto il resto. Tutte queste cose è possibile che nessuno lo sa. Ecco, allora a questo punto io mi rivolgo, se c'è qualcuno che ricopre qua un ruolo, non mi sembra, nelle istituzioni, a parte Ivan, di vedere, di far cambiare la mentalità non al popolo italiano ma alla classe politica che la governa. Sì, la pagina. Possiamo dire che per quanto ci riguarda ci possiamo anche fermare senza microfono poi a chiacchierare, tanto non è che siamo, non sarà difficile affrontare una discussione, anzi molto volentieri, per rappresentare il pensiero di tutti. Ci sono tanti elementi. Certo. La precisazione era semplicemente questa, rispetto a quanto diceva Ivan, che io almeno io non sono uno di quelli che dice meglio nessuna legge che questa legge. Non è questo, non è questo il tema. Il tema è che io vorrei una legge buona. Personalmente, intanto io non credo alla questione che una legge deve avere l'approvazione della totalità del Parlamento, o più sono alti i numeri che con cui si approva una legge, migliore è questa legge. Semplicemente questo mi dice che quella legge lì è approvata da tanti, non mi certifica che sia una legge migliore di una legge approvata con dei numeri più bassi, ma questa è un'opinione assolutamente personale. L'altra cosa è che non ci sono alternative a fare questa legge, perché bisogna farla con questa maggioranza per forza. È una cosa che non è in capo a Ivan, ovviamente, è una responsabilità che non è in capo a Ivan, è una responsabilità che sta in capo a tutti noi, e io continuo a pensare che il nostro partito non possa dire che non ci sono alternative. Sì, anche il Movimento 5 Stelle ha votato hai ragione, semplicemente però quello che io vorrei, siccome abbiamo ancora alcuni passaggi parlamentari, che la legge fosse una buona legge. Finito. Grazie per averci ascoltato, grazie per esservi trattenuti. E c'è lo spettacolo di Francesco Paolo Antoni.